Buongiorno a tutti. Siamo qui stamattina e do il benvenuto a tal proposito alla dottoressa Rosaria De Vittis, referente Regione Campania del Comitato CFU per la giornata mondiale sulla patologia della fibromialgia, che si terrà domani 13. Con delibera di giunta 56 da data 10 maggio, il comune di Giffoni Sei Casali ha aderito a questa giornata mondiale. Aderito e siamo felici di questa adesione perché è una patologia a tratti sconosciuta da diciamo far conoscere alle persone, soprattutto ai referenti del Ministero della Sanità, in modo che sia inserita nelle LSA. Quindi do il benvenuto alla dottoressa, per noi è un orgoglio averti qui e speriamo che questa luce, questo simbolo di colore lilla, domani con tutte le adesioni che ci saranno, porterà lontano al traguardo tutte quelle che sono le vostre aspettative riguardo questa patologia. Grazie, io voglio veramente ringraziare l'amministrazione sindaco Francesco Nello e l'amministrazione di Giffoni Sei Casali, l'assessore Grimaldi, perché in particolar modo questo comune ha avuto una sensibilità forte nei confronti della sindrome fibromialgica, della giornata mondiale della fibromialgia che sarà appunto domani. Perché è stato uno dei pochissimi comuni che ci ha contattati, ha cercato un'associazione e ci ha detto: noi ci siamo al vostro fianco, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare? E questa è una cosa che ci onora e ci fa felici, perché il cammino del riconoscimento della sindrome fibromialgica è un cammino virtuoso, iniziato anni fa. Io sono referente di un'associazione, l'associazione CFU Italia ODD, che è un'associazione di ammalati che si occupa da anni di sostenere innanzitutto un ammalato fibromialgico, ma di spingere lo Stato verso la ricerca, la cura e il riconoscimento nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, facendo grandi battaglie al Ministero e su tutti i comuni, province e regioni d'Italia. Oggi anche qui c'è la petizione popolare, che è una raccolta firme, che va a sostegno del DDL 299 a firma della senatrice Boldini, che è un DDL che ci raffigura, che chiede allo Stato di non farci restare malate invisibili, perché noi siamo state riconosciute ammalate dall'OMS ormai tantissimi anni fa, ma non abbiamo mai avuto un codice identificativo della malattia, per cui abbiamo problematiche sociali, nel mondo del lavoro, cioè non abbiamo nessun riconoscimento, tutela e sostegno. Questa è la nostra giornata, speriamo che facciamo luce, illumini veramente questa strada verso il raggiungimento dell'obiettivo. È una battaglia di civiltà, noi vogliamo solo vivere dignitosamente la nostra condizione di ammalate.